Bellato il ragazzo maggiore, bello il ragazzo maggiore. Oggi c'è Nico perché ha visto i due pro player e lui che non c'entrerebbe non parla. Ok, va bene. Non mettete pronto. Comunque, parleremo, non faremo come ogni video, ci insultiamo a manetta. Ma parliamo di questa nostra amica. Sì, nostra amica, tra parentesi Anita, che diceva che a San aveva fatto litigare lui il suo ragazzo, fidanzato, come noi diciamo noi bambini, Riccardo Cirongu, che è uscito dalla gang ovviamente, perché tipo li aveva restare con quelle conseguenze. Dicevano che Hassan li aveva fatti litigare, ma in verità Hassan non li aveva fatti litigare. Tipo li aveva fatti litigare, ma per una buona ragione, no? Penso, perché se era per una buona ragione. Io non li ho manco fatti litigare. E cos'è? Passo la parola ad Hassan. Allora, sta storia è iniziata tutta per Ricky che si vantava. Perché era fidanzato con lei. Che infame. No, Ricky si vantava perché Ricky aveva scoperto che la Anita è diventata... Che... Anita diceva che la sua crush è Ricky. Lui si stava vantando così tanto che non potete capire. Diceva, io sono la crush di Anita, tu no. Dai, con quei bambini, dai. In poche parole. Vai, vai. Anche se un bambino. Vai, vai. Anche fallito. Io? Allora, ti spiego tutta la storia. Anita. Io sono fallito? Non è che è andata così. Io? Io? Allora, io sono fallito? Son fallito? No, di pari. Ah, bello, sarà meglio. Al pan. Vabbè, vai. Io trovo un altro punto. Vai. Ma cerco giù indietro. Dai. Allora. Senza parlare. Io? Non ho fatto niente. So che dopo c'è la storia di eliminare il numero bla bla bla. Praticamente è andata. Ricky. Mi ha detto, giochiamo, cioè io gli ho detto giochiamo ad obbligo verità. E allora abbiamo giocato ad obbligo verità. Io gli facevo obblighi e verità molto leggere. Poi lui ad un certo punto dice fammi obblighi molto, ma molto. Beh, perché lui se la cercava di dirlo. Appunto. Perché se dice molto pesante vuol dire che molto. Vorrebbe dirlo, ma no. Cioè, lo vuole dire, ma non lo vuole ma dire molto. Allo stesso tempo. Severi, no? E allora io gli dico, perché non mi veniva in mente. Mi veniva in mente... cioè... No, raga, sto sparando. No, allora, ricominciamo. Poi io gli faccio sto obbligo. Ti obbligo a eliminare il numero della tua fidanzata. Ok. E lui mi dice, dai, no, bro. E noi avevamo detto che ogni obbligo si doveva fare. Ok. Quindi... Praticamente si è andato nella sua rubrica e ha visto Don Anita. Quindi io ho detto di eliminarlo. E lui gli ha giurato su sua madre, sulla sua famiglia, che l'aveva eliminato. Poi lui si è inventata sta scusa che l'Anita l'ha rimesso tra i contatti. Poi, non so come l'Anita ha scoperto che ero io a dire di eliminare il suo contatto. Non so come. Io mi non sa l'ho che il uccellino Riccardo gli ho detto bravella. Cioè l'ho abbastanza obbligato, ok, okay. Però l'Anita non ha capito tutta la storia e si è messo allora, a fare allora, il video. Allora zitti tutti passo la parola a Giorgio, dimmi la tua opinione. Cosa? Esprimi la tua opinione su quello che è successo, chi aveva ragione, perché cosa è successo, perché hanno litigato, dai parla. Che la bocca è la bocca. Vabbè. Dai, fra. Allora. Vai. Vabbè, io sono un player, Allora, stavate giocando a obbligo in realtà. Ma quindi l'ha eliminato. L'ha eliminato. Cioè, non l'ha proprio eliminato. L'ha eliminato non facendolo. Allora, la mia opinione è che allora Hassan ha sbagliato perché quando devi insistere su una persona l'altro non vorrebbe, quindi ha insistito. No, ma lui voleva, lui se l'ha presa con calma, Ricky.
Sì, allora, la mia opinione, aspetta, perché la io mia... gli dicevo sei fuori dalla gang se non lo fai, quindi lui se l'è presa molto scialla. Oh, basta, perché usate tutti sto termine scialla? Adesso divento io scialla. Cosa vuol dire? Dai, vabbè. Vai avanti. Allora, per me stanno sbagliato, perché tipo quando devi insistere su una persona dopo l'altro ovviamente si arrabbia, quindi non fa le cose che dicono. Mentre Ricky ha sbagliato perché ha preso, diciamo, tra virgolette, per il culo a Rick, ad As. Ricky. No, anche ad Anita. Sì, ma per me ti da te, sai perché? Perché quando uno ti dice sì, lo elimino, ma magari non l'hai eliminato, ci continua a parlare. Poi sai che scusa si è inventato. Cos'era già quella scusa che mi faceva già incazzare? Madonna. Cioè, infatti, con Ricky adesso... oggi abbiamo litigato. Ancora. Perché dicevo, sei dentro la gang se faccio visti due passaggi. Di scrivere. Perché non volevo litigare? Ho detto. A Ricky. Ricky, se vuoi rientrare nella gang fai questo. Cioè, quindi tu gli hai dato anche una possibilità. Cioè di dire all'Anita che gli piaci. Mi ha mandato lo script che io l'ha scritto. Cioè, dire all'Anita che scritto, parliamo che dopo. Io adesso non so come hanno parlato. Che gli piace, ok. Cioè, io li ho semplicemente aiutati perché li voglio bene. Cioè, abbastanza bene. Bravo. In questo momento non è che... Poi... cos'era già? Dove ero rimasto? Poi l'Anita, non sapendo la storia, ha pubblicato dei video su TikTok 2, credo. E si è incazzata molto. Però... non ha capito bene la storia. Passo la parola al mio assistente canadese, vai. Ah, ok, io vorrei dire. Praticamente, quindi, vorrei dire che... Allora, voglio sotto nei commenti da questa persona la spiegazione totale che ha capito questa persona, che ha capito Anita, come ha capito, perché magari Stane era per scherzo, magari, ma invece Ricky e Anita l'hanno capito, magari anche per, tipo, come posso dire... No, Ricky l'ha capito benissimo, Cioè, tipo, l'hanno presa male, Ricky, magari tu l'hai presa leggera e loro l'hanno presa male. No, per me è il contrario. Tu l'hai presa male e loro l'hanno presa leggera. Io l'ho presa male? Io gli ho semplicemente aiutato. Io ho detto, Ricky, vai da Anita e gli dici, mi piaci, no? Sì, ma è come quando me lo dicevi tu a me a scuola. Sai che mi dava fastidio, quindi io non ti ascoltavo. Uguale per me. Lui ha detto, ok. Io glielo ho detto, ha detto, ok, lui. Ma Ricky ha detto, ok. E gli ha mandato, neanche pensarci due volte. Sì, ma dico, però, sì, ma dico, ma dico, aspetta. Aspetta, ma ecco, mi è scappato. Però io e lui non siamo sì, ma dico, tanti come amici, sono tanto amici, anche se prima lo eravamo, sì, come quanto sono fidanzati. Sì, ma dico, come si sono fidanzati? Che se ne so, mi ha detto che sono fidanzati, bla bla bla. Anche se forse non ci credo. Forse è anche una cazzata, però io a quello che mi dicono i miei amici c'è un valore. Forse ci credo, forse no. E in questo caso sono dalla metà, non crederci e crederci. 132! Vabbè. Giochi, come la pensi? Non la penso come dici tu, però magari loro l'hanno presa... Cioè l'hanno presa male perché come cioè, se gli stalkeri... ho eliminato... No, ma è come se gli stalkeri, perché uno dice... Perché? Cioè, perché tu gli hai detto... Tu ti hai iniziato da un'obbligabilità e lui ha detto... Cos'è che ha detto? Che non mi... Cos'è che ha detto? Lui, quando tu gli hai fatto l'obbligo, cos'è che ha detto lui? Quando tu gli hai detto che elimina il numero alla tua crush? Cioè la tua fidanzata? Cioè a quel tempo non erano ancora fidanzati, credo. Sì, ma tu come hai fatto a capirlo che erano fidanzati? Non l'avevo manco capito. E perché hai detto alla fidanzata? No, nel senso che adesso in questo momento più l'altra volta, dai.
Hai capito? Dai, non saprei, di tu la. Di tu come vorresti risolvere. Allora. Allora, prima cosa, io... Riccardo non deve dire più bugie. Prima di tutto. Appunto, ha rotto, eh. Giù io sono casa sarà bugiardo quanto vi pare, 500 ma... euro per la tua play. E me l'ha comprata più. Così impari a giocare 24 ore su 24. Girate solo adesso. Girate solo adesso. Mi trafico, fare. Poi c'è una cosa abbastanza brutta, però non so se dirlo giù. Dirlo. Basta, ci sono parolacce? No, non è una parolacce. Allora vai, dillo. Cioè, non è che non sono felice, dopo lei sono triste, però. Si incazza. Vabbè, già che non siamo più amici, potrei dirlo anche. Dillo liberamente. Ti devi sfogare nei miei video, tu non l'hai capito. Cioè, già che i problemi che ho mi bastano. Vai. Già che loro due ce l'hanno con me. Dai, vai, dico cos'è. Il problema non li voglio avere. Voglio vedermi la mia vita e giocare con dei veri amici, ovviamente. Oh, ha rotto qua. Non avete sbagliato un po' tutti. Vabbè, tutti di sicuro. Tutti sì, perché qualcosa hanno fatto tutti. Ma non è solo sta storia, eh. È quasi. C'è anche l'altra, Gio. Cos'è? Ha capito lì? Cosa siamo in un film? Però quella parte forse ve la, no, dilla, ve la dilla, posso dilla, dire dilla. In privato, no? No, dilla, tanto. No, non te la dico, te la dico solo a te in privato, poi se la vogliono che... Poi se voglio che gli dico quella cosa me la dicono, mi scrivo. Anissa, scrivilo sotto nei commenti se vuoi che lo dica. No, infinito. Facciamo la parte 2. Sì, sono troppo forte. Spammi. Quindi come vuoi che si concluda? Come vorresti che fatti pace? Pace? Allora, non faremo mai pace. No, già quello non sono sicuro. Perché? Perché già ti ho eliminato i loro il loro numero. Sì e no? Quindi non voglio manco di rimetterli. Adesso riflettete. No, io non rifletto proprio. Cioè, no, io già riflettuto. A tanto devi essere un po' più mollo, eh. Non puoi... È mollo, cioè... Un maschio deve essere duro, non mollo. Però sì, ma donna. Così duro, dove vuoi andare? Non voglio. Va bene duro che non devi... Che non devi farti abbattere dalle femminucce, però... Vabbè, dai tempistelli come loro. No, c'è anche l'altro. Madonna, cosa ti ho fatto? Hassan, di la verità, qua ti ho distrutto. Non puoi dire nulla. Io sto facendo sto video mangiando sushi. Tu, serio? Sì. Me ne passi un po'. E indovina cosa è successo? Cosa? Ti è caduto? La bacchetta. Si è spezzata. Che cos'hai preso? Cos'hai preso? Adesso mi tocca mangiarla con le mani. Cos'hai preso? Fra, ma io mangio il sushi alcune volte quando non ho voglia di... Perché non c'ho sbatti di andare sotto. No, fra, quando io sono stanco, e non ho voglia di premere le bacchette, e io mangio con le mani il sushi, se mi vedono i giapponesi, a me mi picchiano, se mi vedono mangiare il sushi. Contro la patria!
sì. È come mangiare la pizza all'ananas. Con il... Ma che cosa stai mangiando, fra? Che cosa stai mangiando? Che stai mangiando? Che tipo? Nigiri di mezzo. Sai che non so i nomi? Cioè, allora... I nomi non li so. Hai preso quello là con fuori il pollo? Cioè con fuori allora, tipo quella... Allora, posso assicurare che ho preso i croccantini. Bravo! Quelli là sono buonissimi. E i croccantini con dentro... Con dentro il riso. Bravo, bravo. Fra, io li mangio sempre quando vado a prendere il sushi. Fra, sono buonissimi. Io li mangio sempre. Allora, io quando devo andare ad ordinarli prendo quello. Quelli nigiri, ovviamente, il wasabi, perché sono mangiati. I nigiri io lo mangio con la salsa piccante. Sì, fra, spacca, è una bomba. Io li mangio sempre, fra. Poi vabbè, quindi cosa come vuoi, li mangia? Cosa vorresti prendi dire? Prendi i toast, no? Ok, non fa dobbiamo far quella di tutte di le robe dentro. Cosa vorresti dire adesso per la parte 2? Cos'è che vorresti di parlare di nuovo dell'altro fatto? Me lo scrivono, io glielo spiego. Io non... cioè... No, invidio. Non ho voglia di spiegare. La chiesa si spegnerà tra 5 secondi, lo so. Vabbè, giù... se vuoi parla a te. Io vorrei dire una cosa, innanzitutto dovete iscrivervi al canale per la parte 2 e dobbiamo arrivare almeno a un like se volete la no parte aspetta due. aspetta oh io sono già alla fine ciccio. Aspetta vai niente raga, io vi ricordo iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. La parte 2 si farà domani, quindi oggi è il 27 e domani sarà stai calmo, non è ancora finito. Fra, ma sul video dura... Ma dai, non sono neanche 10 minuti sto video. Aspetta raga, poi una cosa che vorrei dire è che è riferita al mio punto di vista e anche quello di tutti gli altri, penso. Che Anita ci tratta come burattini, tipo prima è andata da Sana, poi è andata... Stiamo facendo un video importante, stai zitto! Allora, prima è andata da Sun, poi è andato da me, no, poi allora è andato prima da Sun, poi da Edo, poi da me e poi da Monta. Quindi Anita e poi è tornata da me e poi da Ricky. Poi, bravo vorrei dire. Quindi se vuoi rimanere nostra amica, Anita, devi smetterla di trattarci come burattini. Capito, anche a me non l'hai fatto, Sì. Io sono preso un peso. Dopo ho cacciato più burattini possibile, quindi... Vabbè. Io vi ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, la parte 2 si farà domani sera e niente. Piacere, ciao!